Vincenzo Manzo, allenatore del Chieri. Mister, una partita che si era incanalata sui binari del Bra 1-0, poi c'è stata una grande reazione di squadra, di reparti nel secondo e l'avete ripresa e poi insomma avete anche messo la freccia, avete sorpassato. Quindi direi 3 punti pesanti per come si è messa la gara, un Chieri che ha dimostrato di saperci essere nei momenti importanti, ma soprattutto che ha dimostrato grande carattere. Sì, come hai detto te, è stata sicuramente una bella partita, una partita vivace, giocato contro un ottimo Bra. Io direi che anche il primo tempo, secondo me, la squadra ha fatto una buona gara perché abbiamo preso un gol brutto in un momento dove comunque noi stavamo facendo la partita. Diciamo che sono state due partite tatticamente un pochino diverse, diciamo che noi avevamo un po' più il pallino del gioco, il Bra aveva preparato bene la partita nell'aspettare e ripartire, quindi era un momento dove noi eravamo, direi, in possesso un po' del gioco, sapendo di poter concedere qualche ripartenza degli ottimi giocatori del Bra, e poi è nato questo gol un po' così, però ci siamo andati vicino anche il primo tempo a poter pareggiare, anche a poter subire il secondo tempo, perché anche il Bra ha avuto una o due occasioni per poter raddoppiare. La squadra ha fatto bene nel secondo tempo, direi che non si è disunita, è rimasta sempre in partita, ha provato sempre a giocare, e alla fine io direi una vittoria meritata dei ragazzi. Poi sono contento per il gruppo perché oggi è la prima volta che ho avuto a disposizione tutti e 20 i giocatori della rosa. In tutte le partite di campionato fino adesso, oggi è stata la prima volta e la dimostrazione di forza del gruppo c'è stata, quindi sono contento anche perché vincere a Bra non è facile, il Bra è un'ottima squadra, una squadra con delle buone individualità sia fisiche che tecniche, quindi è stata una vittoria molto importante che ci stacca un po' da una zona un po' pericolosa. Raggiungiamo la quota salvezza 8 giornate dalla fine, adesso ci proiettiamo nelle zone alte della classifica e proviamo a raggiungere quelle davanti. Ecco, diciamo, tornando ancora un attimino sulla partita, diciamo che il pareggio è stata la miccia, la scintilla che ha fatto sì che il Chieri è tornato prepotentemente a comando delle azioni, possiamo dirlo? Sì, sicuramente come abbiamo subito questo gol un po' casuale che ci aveva un po' buttato giù. Siamo stati bravi a stare in partita, è successo un po' il contrario, diciamo abbiamo fatto un gol un po' casuale che ha tagliato un pochino le gambe al Bra, ha dato una forte inerzia della gara alla mia squadra, e la squadra sono contento perché ha cercato poi la vittoria sempre attraverso il palleggio, attraverso il gioco, con delle azioni combinate, quindi sicuramente quello è stato un qualcosa in più a noi e ha tolto un qualcosa al Bra. Per chiudere, come è stato detto in precedenza, questi 3 punti riproiettano il Chieri, diciamo così, nel treno dell'alta classifica, quindi per un finale di stagione sognando, provando a raggiungere di nuovo la zona playoff. Sì, sicuramente sì. Noi, ripeto, a squadra completo noi possiamo stare dentro i playoff. Oggi era un passaggio molto importante, mancano 8 partite, sono tante, abbiamo tanti scontri importanti in casa nostra, quindi sicuramente ci diamo l'obiettivo di raggiungere i playoff. Noi ragazzi ci crediamo tanto, io come allenatore ci credo tanto, non mollo niente, stiamo sul pezzo fino alla fine, poi a fine anno tireremo le somme.